grazie di tutto. Ciao. Eccoci qua. Ecco qua, che allora, serata. Che serata bella, vero? Abbiamo anche ballato con Alvaro. Tu? Io ballavo dietro le quinte. Però. È figo che è. Sì, sta, sì, un bel ragazzo. Meno male che ha sfoderato questo ultimo singolo, perché sennò l'estate non arrivava. E infatti adesso è arrivata, vedi? Perché lui infatti, deve visto fare che la calma. Canzone e si alzano le temperature. Perché... Senti, già che sei qui, facciamo una cosa insieme. Vogliamo ringraziare tutti i nostri... Certo. I nostri colleghi. Ringraziamo tutti di cuore. Quelli che hanno lavorato con noi. L'M2 di Milano, perché i nostri, la RAI per noi sono proprio le persone che fisicamente, nel mio caso, da 36 anni ecco, conosco dal Paleolitico. Abbiamo una foto in cui abbiamo messo tutto il nostro studio insieme. Guardate qua, questo è lo studio, la mia redazione. Voglio dire grazie a tutti i miei ragazzi. Guardate, questi siamo tutti noi. Monica Tellini che si procura gli ospiti, e i miei autori, Arnaldo Greco, Gianluca Brullo, Piero Guerrera, Veronica Oliva, Claudia Carusi, grazie di cuore, grazie a tutti voi. Beppe Tosco, Bottura, Marco Presta, Antonio Bergero. Alla regia di Cristian Biondani, a tutti i ragazzi che fanno i montaggi. Quelli che ci riesumano, ci fanno i capelli, ci truccano. Tutti, Giacomo Freri, Stefano Fauri, insomma tantissimi, grazie a tutti voi. E voglio dire grazie anche agli eredi Licini, sono qui in prima fila, gli eredi del grande pittore Osvaldo Licini, che ci ha prestato le grafiche di quest'anno con alcune delle opere più poetiche, per l'appunto, straordinarie di questo artista del Novecento italiano meraviglioso, che vi invito a conoscere più che potete. Grazie, grazie infinite per la vostra presenza. E ora Luciana Littizzetto. Ecco qua. Allora. Ecco. Ma che ridere, Mara. Marona, tra l'altro ha le tette sempre più grosse. Vabbè, delle però, bombe, ma adesso non... No, perché le gambe sottili e poi... Ma dopo è mi stata... metti vicino a lei che voglio proprio vedere. Sì, rimani anche tu al tavolo dopo. Certo, sì, sì, certo. Che bello stasera. Una sera. Ma senti, allora, quindi lei farà domenica in? Non si è capito, secondo me ancora... Noi facciamo domenica out, però. Noi facciamo... Ah, noi... Ma cosa cambia? Uno, allora, due, dai, volevo su. Dirti che lo sai, per te Rai 1 finisce qui. È come Miss Italia. Mi è stato fatto notare da tanto tempo. Non è un problema, come ho detto. Senti, prima. Adesso importante vediamo non essere un problema. Vediamo. Probabilmente andiamo a Rai 2, ma non è detto. Parte la trasumanza di nuovo. Settembre come... andiamo, è tempo di migrare. Esatto, siamo certo. Come il pastore errante di leopardi. Ecco, andiamo di qua, andiamo di là. Non siamo passati da Rai 3 a Rai 1, adesso Rai 2, chi lo sa, Rai Yo-Yo ti ha chiamato. Sì. Siamo come il Circo Orfei. Ecco perché non ci può vedere Salvini, perché siamo nomadi. Capito? Va bene. Cara Grazia, che non ti ha fatto demolire la scrivania con una ruspa come un Casamonica, Però tu te le cerchi anche. Cosa ho fatto? Ma te le cerchi. Ma inviti sempre persone che possono dar fastidio. Adesso vai, dai, dai, continui così. Ci mettono la Rai Parlamento a sbobinare i discorsi dei parlamentari del pomeriggio. Ma non è vero. Ci mettono a fare le telepromozioni di Morgana, la poltrona vegana. Ma poi cosa mettono al posto nostro? Ma non lo so, ma non ti preoccupare, non sono cose che ti riguardano. Comunque intanto nel frattempo... Siamo il nostro mestiere. Che cos'è? Chi è? Freccero. Chi è? Ognuno bacia quello che può. Fai vedere che non si è vista. Agiri con la... È il direttore di Rai 2. Scusami, Poi un uomo pacato, tranquillo, proprio rilassato, come un asparatorio in un bar di Caracas. Sì, ma per fortuna succede qualcosa. Senti, sai che adesso metto proprio la sua foto vicino al poster di Alvaro Soler. Tutte le notti me lo guardo. Ci divertiremo. Cara Grazia che non ci ha mandato a fare Pechino Express e a mangiare locuste in Thailandia. Possiamo proporgli di fare la versione italiana sì? di Pechino Express da Milano alla Puglia, Pechino Express. Bene, Pechino Express, va bene. Allora. Ah, comunque che bell'uomo, mi bene, piace. Bene. Va bene. Allora, io mi tengo la sua cartolina. Sì, sì. Vabbè, ma se sembra... lascia stare. No, senti, sono pronta per le vacanze. Bene, auguri, buon viaggio. Sì, 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 certo. Andrò in vacanza con il mio fidanzato. Dove vai in vacanza? Chi è il fidanzato? Qua? Gian Pinerolo. Ah, Gian Pinerolo, sì, certo. Il cugino di Marco Altagirone. Sì, 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 certo.
il cognato avevo di Jeff Pecetto. Sì, avevo dimenticato, va bene. Comunque non sono la sola, è che ha il fidanzato immaginario, no? C'è anche Pamelona e tutta una serie di altre persone. Sì, capito. Allora, per tutte le donne che insomma non hanno il fidanzato e vogliono un fidanzato immaginario, ho una sorpresa per loro. Mandiamo la foto subito, ecco. Il salvagente apposito. Ah sì sì, bello, ho visto. Guarda che la soluzione perfetta. Poi tra l'altro è anche molto figo, sì. Perché è un incrocio tra Berlusconi, sì. Vedi i capelli? Sì. Perché voi non l'avete visto da vicino, ma Berlusconi ha quei capelli lì, Vabbè. Qua. Mamma mia, qua. Quanto sei polemica. E poi la carnagione di Carlo Conti. Ma non è... Poi guarda che il fidanzato, il ciambellone gonfiabile così è anche utile, perché se si sgonfia, sì. Lo puoi rigonfiare subito, invece il maschio normale devi aspettare. Dai! Tempo, dai. Anche, cioè, anche Luciana, Viagra. Hai un'età. Appunto, un'età, devo tirare gli ultimi colpi. Comunque adesso ci sono tre versioni, abbiamo la versione Raoul Bova, la versione Minniti e la versione Cristiano Malgioglio. Sì. Per tutti i gusti. Quindi in vacanza salvagentone. Beh, perché non sai nuotare, fra le altre. Non so nuotare, assolutamente. Una cosa che mi fa così ridere. Non è possibile nel 2019 uno che... Ma cosa c'entra? Ma c'ho le ossa pesanti. Vado a fondo, cosa vuoi che ti dica? Sì. E comunque, dicevo, ci portiamo il salvagente e il deodorante, mi raccomando. Il deodorante? L'avete vista la nuova pubblicità del deodorante che c'è in televisione? No, me la son persa. Quello che dice più sudi e più sai di fresco. No, guarda, ma da morire da ridere. Allora, intanto con i deodoranti si inventano... Stai chiedendo se lo voglio sapere, non lo voglio. No, è meglio che lo racconti lo stesso. Nei deodoranti si inventano le peggio cose. Cioè, sì. Ricordate che c'erano quelli là che cantavano alto là il sudore, sì, con le braccia. Sì, sì, ricordo. Poi quella che aveva scritto la lettera alla Scella. Cara Scella. Scrivo così mi distraggo un po'. Esatto. Sì. Poi quelli che baciavano la Scella. Sì, però è brutto. Che morbidezza. Non... Adesso abbiamo... Giulia che fa il tapirulan, perché adesso danno tutti i nomi, Giulia, Francesca, Martina, Giovanna, ecco, così ce le ricordiamo meglio. Fa il tapirulan, suda come un pecorino lasciato al sole, non fa uno sbuffo, un ranfio, uno sfiato, niente, sì. E intanto vicino a lei c'è la sua amica, sì. Col camice bianco, che dice, vedete che con questo deodorante, non posso dire il nome, no. Facciamo Odoril, sì. Con Odoril più sudi e più sai di fresco. E poi continua, no, perché se tu compri Odoril, più sudi e più sai di fresco. Perché con Odoril più sudi, lo dice 270 sì. Volte vabbè. Nello spot. Ma la domanda è, ma com'è possibile che uno più suda e più sa di fresco? Cosa sei, Giulia? Un essere soprannaturale? Un gnoma dei boschi fatta di muschio e violette? Perché la media della gente più suda e più puzza. Sì, sì, sì. Ma lei parla con la televisione, si arrabbia come gli no, anziani. Più suda sì. E più sa di sogliola non stai attenta che non sei più quella. Ma la maggior parte della gente sì. Più suda e più sa di pesto sì. Quando lo dimentichi nel sì, basta, che orrore, ho capito, si è capito, sì. No, capito. Tu fai 4 minuti di tapirulan e vedi, prendi l'odore dei fiori quando li togli dal vaso dopo 2 settimane. No, perché la logica direbbe che uno dice più sudi e più ti fai la doccia, potrebbe essere l'idea, no? Perché è un controsenso, è come dire, più bevi e più sei lucido, più sì. Ciupi e più sei vergine. Bene, andiamo avanti, si è capito. No, Giulia mia, prova ad andare sul tram questa stagione, prova a salire sulla metro durante la stagione della Scella, vedi che freschezza che c'è, c'è proprio odore di soldato tartaro che non si lava da 15 anni proprio, l'odore dell'ignominia, l'ignominia. Va bene, basta. Basta, comunque, allora la cosa che fa ridere è che lei va su questo tapirulan e dietro c'è il freschezzometro che sale, cioè più suda e più sale, sì. Perché tutto merito della molecola 2C. Tu lo sapevi? No. La molecola 2C è un po' come il bifidus sì. Activus, sì. Quello della Marcuzzi. Sì. Quello delle... Regularis. Bifidus acti regularis. Ah, lo prendi anche tu? No, l'hai detto 500 volte. No, bifidus acti regularis. L'hai detto milioni di volte. E funziona uguale, solo sì. Che la molecola 2C sprigiona freschezza. Ma perché me lo... Il bifidus. Basta, sì, sì, basta. No, non sì. Esattamente. Non esattamente. Bene, buona estate. È una specie di... Cioè tu praticamente ti agiti, si scatena la molecola 2C che trasforma il sudore in freschezza. Buona una specie di fotosintesi sì. Sudoriana, molto diciamo. Bene, sì.
Sai chi dovrebbe fare il testimonial del deodorante? No. Nicola Zingaretti. Vediamolo. Guarda che sarebbe perfetto per Odorile. Sì, sì, sì. Qua stava festeggiando i risultati delle elezioni. Come? Sudando, sì. Sudando copiosamente. Tra l'altro è l'unico essere umano al mondo che suda dalla milza. Sì. O il fegato. No, non usare la foto di Francesco. Ma non che non uso la foto. No, non prendere questi perché mi servono. Allora, dicevo che sembra che abbia fatto la campagna elettorale sul tapis roulant anche lui. Sì, anche lui. Perché sudando così tanto non avrà più un sale minerale. Ma perché ti... Sarà in carenza di potassio. Ma deve prendere tante banane. Ma non ti preoccupare. Oralmente. Non ti preoccupare, smettila. Vai avanti. Comunque va già bene che sia lontano in fotografia, sì. Perché lì era Sassari, pensa se era proprio di persona, Sassari, perché anche nella parola c'è qualcosa, problema Sassari. Andiamo avanti, vediamo, abbiamo una foto di Fabio che è andato a votare, una foto in esclusiva, mia? Vediamo. No. Questo non si può sapere perché il voto è segreto. Sei una scemunita totale, totale, scema vera. Proprio scema. Insomma, comunque ha vinto Salvini, ha stravinto. Matteo Salvini, vediamo. Sì. Ecco qua, questa è la fotografia, qua stava parlando con Salini e che tempo che fa. Sì. Adesso non, forse noi che pensiamo sempre mai, ma magari si era solo pinzato gli amici di Maria nel cassetto della scrivania. Sì. Ma vediamo il festeggiamento vero, la prossima foto. Ecco, primo partito in Italia, grazie. Io vorrei soffermarmi sulla libreria dietro. Sì. Che non è esattamente ordinatissima, è un pantheon di meraviglie. Allora, guardiamo, là c'è l'ampolla dell'acqua del Po. Sì. Lui prima di andare a dormire si mette due gocce dietro le orecchie e poi può fare 14 comizi contemporaneamente. Ma, perché devi andare a... Tra l'altro, io non vorrei dire, ma il simbolo della Padania somiglia tanto a una foglia di marijuana. Vabbè, no, ma lascia stare, adesso non è il sole. Ecco, poi abbiamo il calzascarpe parabolico per fare le scarpe a Conte. Sì. Poi abbiamo la foto di Baresi e la leggenda del Milan, che sono un po' i capisaldi della sua formazione politica. Molto, Poi abbiamo un gufo, gufo che come Renzi. Porta fortuna. Io non escluderei che siano la stessa persona. Poi abbiamo un'icona russa di Gesù e il tapiro d'oro, che diciamo vicino a un abbinamento un filo azzardato. Vabbè, ma uno mette le cose alla rinfusa, i ricordi fanno la rinfusa. Certo, lui cita sempre il Vangelo, beati gli ultimi, perché li rimanderemo a casa chiudendo i porti. Poi abbiamo le foto di Putin, Santini di Putin, il berrettino della campagna elettorale di Trump. Non escludo che da qualche parte ci sia anche il perizoma di Kim Won-un. È enorme, è gigantesco. Va bene. E poi c'è anche un libro su Himmler, che è il delfino di Hitler, però non mi vengono tante battute. Andiamo avanti, vediamo invece la libreria del PD. Ecco qua, qua stanno festeggiando... No, capisci? Ma dai. Ma sembra un, non so, il reparto librerie di Mondo Convenienza, ma puoi. Ma metti un Gramsci anche in versione economica, un Piccolo Principe, non so, un Vocabolario, uno Zingarelli, sarà parente di Zingaretti. No, non c'entra niente. Magari lo pagano anche poco, dai. Vediamo Di Maio dopo i risultati elettorali. Ecco qua. Il dolore di giovane Gigio, ecco, passato dai 5 stelle alla mezza pensione con una stella sola. Sì. Ha un po' la faccia di quelli che pensavano di prendere 780 euro di reddito di cittadinanza, invece ne hanno presi 40, quella faccia lì. Però poi dopo c'è stato un ripescaggio, diciamo, la conferma del suo ruolo, ed ecco qua, vedi che è risalito. Vediamolo, vedi, sulla destra c'è lui e sulla sinistra vediamo invece Salvini che lo tiene all'amo, diciamo. Andiamo avanti e nel frattempo vediamo Berlu. Berlu che ha fatto l'8,8%, lui puntava al 10% e qua gli avevano fatto la domanda: ma lei è sicuro che Forza Italia possa durare ancora? Ed ecco come arriva. Bene, dai, smetti, è una foto vecchia questa. Ma
no, mica tanto. Sì. Allora. Sta strizzando le sue doti politiche ancora, più grandi. Ancora, continui, diciamo. Abbiamo notato. No, che poi tra l'altro, avanti. Come sta reagendo mamma quelli mia. Del suo partito, la mano secondo me era mamma meglio mia. Che se la teneva da un'altra parte. Va bene. Comunque l'unico leader cinese a guidare un partito italiano. Ma è sempre più cinese. Va bene, ma perché ti soffermi sul particolare? Ma vediamo l'ultima foto. Eccolo, vediamolo. Sì, vediamo. Mentana dopo la maratona. E beh, ragazzi, scusa, è stato sfinito. Cioè, una roba ma sai che la sette non è ancora riuscito a svegliarlo. Gli hanno messo il catetere perché sembra. Adesso hanno messo la sveglia al 9 giugno, quando ci sarà i risultati del exit poll dei ballottaggi alle amministrative. Ecco. E poi vediamo da ultimo Albano e Romina. Ecco, è Marine Le Pen e Salvin Le Pen Dur. Guarda come si guarda. Mamma lui mia. La guarda con un occhio porcino, ma io veramente dove non vuoi? Ho mai avuto mamma nessuno mia. Che mi guardasse così. Ma non essere invidioso. Ma lo guarda come, non so, una pizza margherita durante una partita di Champions alla televisione, vero? Tant'è che lei è già caduta innamorata. Ah, sì. E ha scritto una letterina. Non che è arrivata dire, fino non a noi. Dire che hai fatto questo. E la letterina, sì. Una letterina d'amore. Vabbè, è breve? No. Deve essere breve. Che ha scritto la Marine Le Pen a Salvin. Mamma. È un letterin d'amour. Une dichiarazione ufficiale de passion sans frontières. Sì, vai. Ancora. No, vabbè, ma dai, su, smettila. Ma che scema. È profumata. Ma veloce. Mamma mia. Mon cher Salvin. Mon petit padin. Grand topon d'Italie, ratatouille de mon cœur. Ma perché fai queste cose? Macaron adoré, bijou coucou pépé. Je suis Marine, Marine Le Pen. Ma non farti imbrogliare dal nom Le Pen. Je suis una donna. Dai! Ma smettila, che scema che et sei. Et tu es un extraordinaire trombone de femme. Vabbè. Et moi, je voudrais être la tua trombette. Vabbè. Moi et toi, sommes arrivés prime in Europe. Ma era normale. Nous avons sempre ragione. Perché veniamo da destra. Tu as battu les Rosicon, les Professoron, les Jordanon, les Boldrinon, Macron, Fazion. Tu as conquisté persino les Terron, les Coyon. L'Europe avec toi ne sera plus la stessa. La stessa. Pas de Negron. Pas de musulmanon avec les barbons. Ma oh, come capiton, mon capiton. Ma come scrivi? Che homme che c'est. Che c'est, Fiori. Comme des hommes ici, homme de pants, homme de substance. Et moi, je suis tombé innamoré de toi. Tu me tartasses les hormones comme l'ive al 30%. Tu me fais tourner la tête, non la tête, la testa, vai, vai. Je me sens comme Marie Antoinette, sì. J'ai perdu la tête pour toi, sì. Et comme Marie Antoinette, je cherche la brioche. Mon os buc de Milan, ma tu es la locomotive de l'Europe, et moi la tua TAV. Tu es comme les TGV, je me sieds davanti tu te ne m'étardier, je te prego. Fa velocement sto buc dans la montagne. Così tu peux venir da moi in ogni moment. E di a George Melon te ne fer pas tante la galette. Te ne prendre troppe confidence con sì. Toi, se no je le stacque le mains. Tu as compris? Per 24 ore, le 24 ore delle mains. Oh, mon petit coucou. J'ai préparé un cadeau. Je t'ai compré un parure de moutande. Jaune, comme les gilets. Anche se mi rendo conto che le jaune non è tant le couleur adatte pour le moutande. Ah, regarde, je suis un barbecue de passion. Moi, je suis meglio della Isoard. Se tu viens da moi, da ma maison, je prépare una spécialité sul main pour toi. Tu arrives? Luciana. Tu me trouves couché. Luciana. Corriquet sur la table. Mamma mia.
tutta pata nude. Mamma. Con le tomate, le pomodoro sulle corde. E basta. E ci dire, voilà Le Pen. Le Pen au pomodoro. Ah, non è finita. Ma je suis disposta per tu pour toi. Pisque te dan fastidio i comunisti, je changerai le nom alle Moulin Rouge. Dorina Manza pelle la Moulin Verde. Je te voudrais aussi restituire la Mona Lisa. Ma intanto cominciamo con la Mona, poi pian piano. Dai! Donc, je t'attends à la fenêtre alors. Viens moi faire un serenade. Viens à chanter Marine, Marine, Marine. Je veux diventer Marine Salven, non plus Le Pen, et faire le voyage de noces à Juan Le Pen. Et alors, mon cher padalon, je me mets ici et je t'aspette, comme aspettant Godot. Et rappelle, liberté, égalité, vive les bidets, non sans tanquer, sont quoi sdraillés. Luciana Littizzetto! Vieni, vieni, Lucianina! Luciana Littizzetto! A te l'applauso e grazie per averci fatto sorridere per queste 32 settimane. Grazie a voi! Eccezionalmente rimarrà con noi anche più tardi. Pubblicità!